Ciao ragazzi e ragazze. Zitti, zitti, ridendo e scherzando. Shh, troppo entusiasmo. Shh, la festa si fa alla fine. Nel caso si fa alla fine. Comunque, ridendo e scherzando, gente. Come cazzo è sta cosa? Siamo in semifinale. E stavolta non ci sono cazzi, perché abbiamo battuto la prima del ranking FIFA. Belgio, grande squadra, eh? Non troviamo scusa adesso. E a me rotti i coglioni. Manca tanto così, gente. Tanto così! E sei in finale. Anche perché la Spagna oggi io non l'ho vista, però è andata comunque. Ai calci, sentite, sentite! Legittimo ragazzi, legittimo, però è presto, calma! Calma, cazzo, è presto, non abbiamo fatto nulla! Calma, calma! Lo so, ragazzi! Ancora due passi! Comunque, che cazzo stavo dicendo? La Spagna ha faticato, io non l'ho vista la partita, ma ha faticato comunque con la Svizzera. Sono arrivati ai calci di rigore. E siamo lì, perché tra Belgio e Spagna, ragazzi, siamo lì, siamo lì. Non è più la Spagna di 10, 15, 20 anni fa. Comunque, gente, secondo tempo abbiamo un po' sofferto, ma ci stava. Ci stava. Ma il primo tempo è stato straordinario. Questa squadra ha solo una pecca, la punta centrale. Però, col centrocampo che abbiamo e con appunto gli inserimenti dei nostri centrocampisti, vedi Barella, riusciamo anche a coprire questa pecca, gente, per farvi capire l'importanza del centrocampo. Perché tu puoi avere anche delle pecche, soprattutto lì davanti, ma quando i centrocampisti segnano, è tanta roba, ragazzi, una manna dal cielo. E poi soprattutto tengono palla, ragazzi, non come la nostra Pippa di Betancourt che perde sempre palloni. Non perdono palle i nostri centrocampisti. E chiunque entri, siamo più o meno nello stesso livello. E questo è fondamentale. E nessuna squadra, gente, a parte, scusate, forse solo la Spagna, nessuna squadra ha i cambi che ha l'Italia, neanche l'Inghilterra. Si sogna, ragazzi, si sogna. L'altra pecca è Spinazzola, ma si sa, ragazzi, la carriera di Spinazzola parla chiaro. Più di 3-4 partite non fa perché si rompe costantemente. A me dispiace molto perché ha fatto un grandissimo europeo, ma questo è, anche se qua si teme qualcosa di più serio. Di un semplice stiramento. Si teme di uno strappo, ma forse anche qualcosa in più. Ragazzi, abbiamo superato comunque uno scoglio duro. E ora le cose si fanno molto, ma molto, ma molto serie. E la Spagna ha fatto i supplementari. E questo in così pochi giorni, anche perché noi dovremmo giocare, se non erro, martedì. Potrebbe. Calma! Troppo entusiasmo. Potrebbe fare la differenza. Calma! Iscrivetevi al canale e forse domenica sera farò una live e vi raccomando, vi voglio belli carichi come sempre per festeggiare questo passaggio del turno, perché domani forse ho da fare, quindi non ci so. Domenica sera forse farò una live, anche perché non ci sono le partite. Iscrivetevi. Ciao ragazzi, orgogliosi.